Expo Etruria, le nostre eccellenze del territorio, e non solo, perché abbiamo un collegamento oggi abbastanza particolare, perché è legato anche alla pesca. Qui guardate, vediamo il nostro pescatore faliero, che lui ha fatto veramente il pescatore, che sta levando dalla rete i persici. È vero che sta levando il pesce persico? Alex? Sono persici reali? Sì, sì, sono persici reali. Guardate tutti là. Quanti. E è stata una pesca quasi miracolosa. Devo aggiungere bene. Che comunque Faliero fa un'azione che già in epoca etrusca veniva effettuata, quel tipo di pesca. E quella barca che voi vedete lì, ma che avete visto anche con i ragazzi, mi salite qua ragazzi, più vicino a me, è una remata, è un tipo di approccio con la barca che risale, come vi anticipavo, a diversi secoli fa. Non c'è stata innovazione tecnologica indubbiamente qui, ma con Daniele Giappichelli, che è il presidente dell'associazione dei rematori, rematori di Passignano, un gruppo di ragazzi che avete recuperato quel tipo di pesca che veniva fatta di remata, soprattutto, che veniva fatta nel passato. Ragazzi, ci fate un po' di remata qui intorno, mi spiace, vai, raccontami un po'. Sì, per conservare la tradizione di questa remata, che è particolare e unica nel suo genere, solo al lago Trasimeno è possibile vederla, abbiamo creato anche una scuola per i più giovani. Quindi già all'età di 14 anni possono cominciare a fare le prime esperienze, affiancati da noi rematori più esperti che ormai rimiamo da più anni. Un po' questa remata, li stiamo vedendo, no? Il ragazzo che sta seduto alla tavola sta imprimendo forza. Sì, quello lì praticamente è il motore, diciamo, detto in maniera brutale, sarebbe il tiratore, mentre quello dietro è il timoniere che direziona la barca e contemporaneamente aiuta anche un pochino il tiratore a spingerla. Ecco, voi avete preso quindi con questo circolo i ragazzi, li avete, direi, allenati, gli avete insegnato una remata che serviva per motivi di lavoro qui nel Trasimeno, cioè i pescatori la usavano fino a che all'inizio del Novecento, che non c'erano i motori a scoppio, alla metà del Novecento almeno, la usavano tutti i giorni, tutte le mattine. Sì, sì, chiaro, certo, che, come avete visto prima c'era la remata in singola che faceva Faliero, o questa che state vedendo, la remata in doppia con i ragazzi più giovani, quindi in tutte e due le modalità era possibile utilizzare la barca a seconda delle necessità. E con la remata in singola, come avete visto, è possibile maneggiare la barca con grande agilità e fare tutte le manovre possibili, mentre per le lunghe distanze magari è preferibile a coppia. Cioè. Allora, una cosa, i ragazzi mi ripassate qua vicino, come vi chiamate di nome, ragazzi? Venite dentro la scena. Come si chiamano, Faliero, te lo ricordi? Francesco Alessandro, eccoli che arrivano, stanno per uscirti dall'inquadratura. E Laura la portabandiera. Questi ragazzi stanno allenandosi però in futuro, perché comunque avete ricreato, e poi darò la linea a Susanna, ho finito, una manifestazione legata a questa remata da pescatori. Esatto, è una rievocazione storica che si tiene a fine luglio, e per cui i ragazzi comunque facendo questa scuola già possono proporsi negli anni successivi come futuri rematori per il proprio rione. Quindi l'ultima domenica di luglio, per tutta la settimana di luglio, c'è questo palio delle barche. Esattamente. E lui, posso dirlo, questo è, parte il presidente, guardate il braccio, scusa, non è che questo è un pescatore, questo è uno dei campioni di questo palio. Quanti ne hai vinti di fila ora negli ultimi? Gli ultimi quattro di fila, ecco, questo è uno dei campioni, che però è anche un... Attento, Susanna, ti do la linea. Attento, che c'è? Sei finito, dimmi, in acqua. Susanna. Ah no, pensavo tu fosse finito in acqua, guarda, ci mancherebbe solo quello. No, c'è Faliero che mi ha detto... Giappichelli ne ha vinti gli ultimi, ma io l'ho vinto il primo, il ragazzo vero, qua anziano, vero, che pescava sì. prima. 30. Ti ridiamo la linea, Susanna. Grazie. Ti ridiamo la linea, vai. Vi invidio tantissimo. Allora, dalle acque, giustamente, preservare il nostro ambiente è importante anche attraverso la ricerca e lo studio. La Maito, che è questa azienda, perché già nel nome voi siete stati, diciamo, attenti anche al territorio dove sì, vivete, no? Esatto. Perché l'atto è un acronimo. L'atto finale praticamente vuol dire Toscana. Esattamente, eh? Esattamente. Quindi, perché giustamente è... La Maito è macchine automatiche o agricole, perché abbiamo due linee innovative, perché sono entrambe le linee innovative, e Toscana perché è proprio quando si collocata dice Toscana, nella nostra terra. Allora, praticamente qui abbiamo i gioielli, no? Dell'azienda. Alcune delle attrezzature, queste sono le attrezzature portate, quelle manuali. Questo è lo zainetto che abbiamo
abbiamo visto prima, no? Esatto. Mentre invece praticamente abbiamo l'altra attrezzatura che abbiamo portato qui, che si chiama Pyrotrolley, che è sempre un'attrezzatura manuale, ha una lancia manuale che è questa qui grande al fianco del banco, e permette rispetto allo zainetto di avere una riserva di GPL, che è in pratica il combustibile che viene utilizzato, maggiore, perché possiamo mettere una bombola fino a 15 kg. E quindi insomma questo si può fare nelle città, si può fare nei parchi, si può fare anche, però, per quanto riguarda l'aspetto agricolo, anche nelle vigne, nei assolutamente. Campi, cioè, per diserbare. Con attrezzature diverse rispetto a queste, però sì, abbiamo studiato un'ampia gamma che va dalle attrezzature manuali rivolte a una gestione del verde urbano e per diserbare quelle piante che sono brutte da vedere e che fondamentalmente poi rovinano anche i raccolti. Esatto, in agricoltura. Senza danneggiare l'ambiente, senza danneggiare gli esseri umani. Senza rilasciare sostanze dannose per l'ambiente e per le persone. Senti, ma quel video, la regia adesso, ecco, vediamo questo video, è questo, no? Questo qui è un'altra delle nostre attrezzature rivolte sempre all'ambito urbano. In questo caso qui noi l'abbiamo fatto la dimostrazione in una strada inghiaiata che si può trovare in un parco cittadino, si può trovare in una pista ciclabile e chiaramente con strumenti come il classico decespugliatore non possiamo andare perché proiettiamo in giro sassi ovunque. Questa è una di quelle attrezzature tutto che ci questo permette. Grazie anche a una ricerca, poi parliamo della ricerca. Ascoltate carissimi, allora vieni, come ti chiami? Bruno. Allora Bruno, voi non vi scusa, non potete immaginare, lo vedete? Sta sudando veramente, non dico il te, perché questo praticamente è sei un armato. Un armato, sì. A quale terziere appartieni? Al terziere Casalino. Casalino, i colori sono? Rosso e blu. Rosso e blu. Tu praticamente fai sempre questo, ti vesti da... Esatto. Nella sfilata, nel corteggio storico. Sì, certo. Mentre invece abbiamo una dama, sì. E tu appartieni al? Borgo Dentro. Ti chiami? Maria Paola. Borgo Dentro ha i colori? Giallo e nero. Sì. Mentre invece? Il castello è nero. Sei confuso con questi colori? No, allora, il castello c'ha i colori è nero e verde. Oh, Benedetto, ci siamo arrivati. Allora, questo evento, adesso partirà anche l'altra immagine del Palio dei Terzieri che si tiene praticamente in queste due settimane di agosto, no? Questo è l'evento principale dove si va a tirare con gli archi. Bene, guardiamo un attimo, poi lo commentiamo. Dal filmato ci sono tutti i figuranti ai bordi del campo, poi tutto il pubblico, perché voglio dire anche il pubblico fa da corollare a tutto l'evento, no? Sì. Però i principali protagonisti sono anche i tre tori, vediamo, li abbiamo visti forse in quel girotondo, perché dimmi un po' a che si rifà. Allora, intanto questa è una giostra, vedete, guardate, che ruota, sì, con ci delle sono sagome a grandezza naturale del toro Chianino. C'hanno i colori dei terzieri. Benissimo. Ogni terziere c'ha il toro con i propri colori. Il palio si svolge in questi termini perché abbiamo trovato delle scritte d'epoca che anticamente si svolgevano fra i terzieri la cosiddetta caccia del toro. Però vedete, cioè, voglio Chianino, ecco, perché voi siete già proprio confini con la Toscana. Con la Toscana e Città della Pieve, Valdichiana. Insomma, sì. È nella Valdichiana. Quindi questo gigante bianco in questo caso si andava a caccia in quell'epoca. Beh, si presume. Si presume che il signorotto, diciamo, lasciava un torello libero e i terzieri, gli arcieri dei terzieri
facevano una caccia per prendere questo quindi toro. Quindi capite il movimento di questo evento che riguarda, è tutto volontariato, perché tutte le persone... Tutti i terzieri si reggono con il volontariato. Bene, e poi è anche il richiamo di grande turismo, perché Città della Pieve non è solo il Palio dei Terzieri, però sono anche altri eventi legati, no? Certo, Città della Pieve, prima parlavamo dei tre terzieri, oltre che... diciamo essere protagonisti per il palio, per il periodo del palio, svolgono anche un'altra attività, anche altre attività durante l'anno. C'è il presepe, il presepe monumentale del terziere castello, c'è l'infiorata del Casalino e i quadri viventi del terziere Borgonero. Quindi è tutto un movimento turistico diciamo da Natale, Pasqua e giugno, oltre al periodo di agosto del palio vero e proprio. Oddio, dov'è? Io guarda, Alex, vedo la torre dell'orologio. Sì. Siamo in collegamento con Bassignano sul Trasimeno. Abbiamo parlato dei terzieri con Confermo. I nostri amici di Città della Pieve, perché Città della Pieve si vede il lago Trasimeno in lontananza, si vede? Sì, sì, e tu cosa, nei giorni buoni sì. Allora, quella torre e la rocca che è dietro, Stefano Baldoncini, che è un esperto, uno degli organizzatori degli eventi anche qua legati al turismo. Stefano, stiamo vedendo qualcosa che appartiene... Allora, dietro la rocca con la bandiera italiana, a che epoca? È V-VI secolo di costruzione longobarda e determinava il confine fra l'impero bizantino e quello longobardo invasore che veniva giù dal nord. Cioè, avete capito di che posto ragioniamo quando diciamo che l'Italia è un'eccellenza? Invece la torre civica davanti... Invece il resto, che è parte del castello medievale, XII secolo. Ecco, tutto questo come si ricollega al mondo della pesca? Perché quella torre, quel castello, visto che all'interno di Expo noi parliamo in questa specifica puntata della pesca, come mi dai il link, Stefano? La pesca era, ripeto, il maggior sostentamento, anche specialmente all'epoca, proprio dei signori nel castello, che erano gli oddi, mandati dai baglioni di Perugia, e la pesca era il loro sostentamento migliore insieme all'agricoltura, come ho detto già prima, no? Ma insieme a quel tipo di struttura noi abbiamo dietro anche i ragazzi che sono di una manifestazione, non è che sono dei folli. Chi è che mi cammini verso la telecamera, fammi la passerella, meraviglioso, mi piace, vai verso la telecamera. Questo non è un folle uscito dal... è un folle uscito dal medioevo, naturalmente, come erano vestiti i pescatori all'epoca, naturalmente i vestiti, come vedi, molto poveri, e si riallaccia la pesca e la storia del Trasimeno con Passignano, alla famosa battaglia del 22 marzo 1495, quando i baglioni, alliati con i Della Corna di Castiglion del Lago, assediarono il castello di Passignano per riprenderselo, perché gli oddi alzarono le tasse, le famose gabelle, e gli oddi non potevano fare questo, quindi i baglioni li assediarono e riconquistarono il castello rimettendolo sotto la signoria di Perugia. Ma tutto questo per il pesce, per il valore che aveva questo territorio di confine, di... giusto? Certo, le tasse, il pesce che serviva per pagare le tasse, e gli oddi fecero una mossa praticamente che ai baglioni non piacque. Allora, da questa rievocazione storica poi hanno fatto il Palio delle Barche, che prima vi abbiamo anticipato, nell'ultima settimana del mese di luglio, e a questo punto, Susanna, ridiamo la linea, ha fatto la passerella. Tu come ti chiami di nome? Nicolò, il secondo. Il primo? Ma in coppia la volete fare, così ridiamo la linea al collegamento? Vieni qua. Oh, fan tutto la gente. Sono basta. Stringetevi qui. Aspetta, vai verso la telecamera, vi fermate. Vai, linea a voi. Da Passignano, la svuotano qua i pescatori d'epoca. Allora, abbiamo visto dei monumenti, no? Olivito, voi appunto del wedding movie. Sì. Abbiamo visto le immagini del matrimonio. Cioè, voi con le nuove tecnologie qui, per dire, anche queste sono macchine fotografiche particolari? Allora, sì, praticamente queste sono tecnologie che si aggiornano di continuo. Noi, lavorando nel settore comunque dei video, delle produzioni video, e diciamo che tutto quello che impariamo e portiamo in altri ambiti, a sua volta lo portiamo anche proprio nelle cerimonie, perché è sempre anche gli sposalizi, usa, l'abbiamo detto prima, anche di venire in Toscana, di venire nel nostro territorio a sposarsi, e quindi anche di offrire un qualcosa, perché gli album sono molto più tecnologici adesso, sono più le fotografie che si staccano, ma infatti sono impaginate. Quello che noi cerchiamo comunque sempre di portare è innovazione da un punto di vista magari del racconto, perché comunque ogni matrimonio è un racconto veramente a sé, e dal punto di vista tecnico magari noi lo diamo più per scontato perché lavoriamo tutti i giorni, però portiamo delle tecnologie. Però guardate questi signori cosa fanno, ora parte il video, tacciamo perché dobbiamo emozionarci.
sì, tu sei stato lì giustamente a girarle per un'azienda. Sì, questo praticamente è un'esperienza che la stiamo seguendo già da diversi anni, e a Lione viene fatta tutti gli anni a dicembre la festa delle luci, e nella nostra ricerca, comunque, ecco, appunto, lavorando nel settore video, e abbiamo notato che questa è un'ottima occasione per valorizzare quello che è il territorio, nel senso loro hanno questa festa che comincia appunto quando cala il buio, e tutti i monumenti vengono illuminati, vengono fatti anche dei video mapping per i più tecnici, diciamo, sono delle video proiezioni, quindi sì, il video valore... sì, il video che dà valore a quello che è un contesto più turistico, più architettonico, e quindi ecco il video non più come un elemento a sé stesso, ma un elemento che arricchisce a sua volta anche perché altri. Tu hai, all'inizio del video hai messo la cucina, sì, hai messo, perché la baguette già identifica, infatti, il territorio francese, infatti, quindi infatti, il cibo a volte senza parole parla più di un qualche cosa che delle parole, infatti, perché si identifica subito, e questa è la bellezza. La bellezza dei video è proprio che ci danno la possibilità a noi di comunicare dei concetti in brevissimo tempo, certo, questi sono video in circa 3-4 minuti, e cercano appunto di mostrare quello che è poi una realtà, un territorio, e a sua volta noi ci danno quell'esperienza che poi vedete anche in altri lavori. Come tu hai messo il cibo, la baguette, il nostro Shadi Hasbun, anche lui, voglio dire, ha fatto questo percorso attraverso il Mediterraneo, no? Prima avevamo fatto la parte della Spagna, della Francia e della Grecia, che a livello Expo Etruria mette in evidenza l'eccellenza del territorio, però visto che del tuo ristorante tu hai fatto un viaggio, un percorso sensoriale, no? Però diciamo, cosa lo lega al territorio in questo caso? Ecco. Lo lega al fatto che i prodotti vengano dalla provincia, diciamo, Arezzo, o comunque nella Toscana vicina, sì, e appunto, e con quei prodotti lì, che ne so, possiamo provare a fare. E abbiamo il Maghreb in questa parte di Italia, quindi la parte del Nord Africa. Questo è uno spezzatino alla fine di manzo. È il tagine. È il tagine, da prende il nome appunto da questo attrezzo. Aspetta, lo alziamo anche. Vai, questo è fatto con le prugne e il manzo, può essere fatto quindi con altri tipi di... La peculiarità tua è di aver proposto piatti che fanno parte di altre... Di tutta la cultura mediterranea, però con prodotti del territorio. E questo la dice lunga. E questo dolce qui, anche questo? Questo è un dolce invece che viene dall'Egitto, e non è altro che una torta di semolino, che ovviamente poi con l'avvento di altri prodotti tropicali come il cocco viene inserito anche il cocco, e questo è il classico couscous, quindi semola, in questo caso bello giallo perché c'è anche lo zafferano, e tutte verdure, come vedi, stagionali, quindi siamo in i un prodotti sono gli stessi, però prodotti del territorio manipolati in modo diverso. Pensa a una bella caponata, pensa a delle verdure grigliate. Quindi è questo viaggio attraverso la cucina, quello che si sta appunto, loro hanno messo la baguette e hanno subito identificato Lione, un territorio francese, e il cibo parla veramente senza le parole. Allora, guarda, il nostro tempo è scaduto, Alex. Mi hai manipolato tutto il tempo. Sì, io... Guarda, in un minuto il collegamento, chiudo la striscia direttamente io per la regia. Posso comandare qualche volta anch'io? Te comandi sempre, anche da fuori, sempre, vai. Allora, Passignano sul Trasimeno, l'assessore al turismo, mi ricordi il nome, assessore? Cristian Gatti. Allora, Cristian, abbiamo qua una statua, Susanna, è quella di San Francesco, perché parlando di pesca, che è al centro del nostro collegamento, parlando anche del mangiare di magro e di tutto quello che il pesce del Trasimeno ha rappresentato, San Francesco è venuto qua. È venuto a Passignano nel 1211 per recarsi a Isola. A Isola troviamo addirittura un sasso dove ha dormito con l'impronta del suo capo. Bellissima proposta storica, quindi anche la cultura in questo senso religiosa. C'è ai piedi della statua una signora che sta ricamando, questo è uno dei vecchi ricami che venivano fatti nell'area del Trasimeno, le donne, per le mogli dei pescatori, per integrare il reddito. Esatto, infatti. Come ti chiami tu? Jessica. Che non sei quella che è uscita dalla macchina del tempo, no? No, non sono. Sei una contemporanea, ok. Adesso, infatti, a Isola Maggiore troviamo anche il museo per l'arte del merletto, altra arte appunto locale che viene il merletto coltivata. Isola Maggiore, grazie. E allora, Cristian, una parola per chiudere, andiamo la linea alla regia. Quali sono i valori allora che proporresti nel concetto di Expo qua dell'area del Trasimeno di Passignano? Cultura, eventi storici, ma e cibo. E cibo, e ne parleremo dopo di cibo. Vai!